Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a questo incontro che ha più significati perché proprio in questa giornata, nell'8 marzo, avere la possibilità di ospitare la dottoressa Lucia Votano è ovviamente un momento importante. Per il significato che questa giornata ha e che, come tutti voi saprete già, è la Giornata Internazionale della Donna. E solo con la sua presenza la dottoressa ci permette di, come dire, di iniziare, questa giornata che sarà ricca di appuntamenti per la città, nel modo migliore, con un esempio, di impegno di una donna che, con le sue forze ha saputo non solo raggiungere dei ruoli di responsabilità elevati, ma indubbiamente ha e continua a dare un importante contributo alla ricerca, allo studio e quindi al progresso non solo del nostro paese, ma di tutta la comunità scientifica e della comunità internazionale. E quindi è un grande onore per noi avere questa opportunità, un'opportunità della quale ringrazio il Laboratorio di Scienze Sperimentali perché abbiamo lavorato insieme alla realizzazione di questo appuntamento e i nostri diciamo, collaboratori e referenti scientifici dell'Istituto Nazionale di Fisica, che poi avremo nel corso della mattinata modo di citare e di ringraziare più direttamente. E, iniziamo subito, anche se la dottoressa Votano non è presente ancora, sta arrivando, perché ovviamente arriva con il treno e quindi ci sono dei tempi diciamo, da rispettare, però intanto iniziamo in maniera che possiamo stare dentro il limite di tempo che comunque abbiamo, perché voi comunque dovrete rientrare a scuola e quindi ecco, è importante che, e comunque diciamo, ecco, non possiamo immaginare che voi rimaniate qui fino alle 2 del pomeriggio, questo mi sembra un fatto assodato. E quindi ecco, io quindi do subito la parola al nostro sindaco, Nando Mismetti, per l'inizio del nostro incontro. Buongiorno, benvenuti a tutti, ma cercheremo di portarlo per non fargli rientrare a scuola, questo mi pare il minimo in una giornata come questa, no? Questo mi sembra. Mi pare il minimo. Intanto anche a me alcuni ringraziamenti, intanto al professor Renzini, al professor Mingarelli, presidente e direttore del laboratorio, perché ci siamo abituati in questo anno, in questi anni, alle tante iniziative che organizzano e devo dire con un grande sacrificio, con un grande impegno, senza nessun'altra risorsa, ma solo veramente con l'intelligenza. Ecco perché è anche importante l'iniziativa di questa mattina, che pur in presenza di tante difficoltà, quando si vuole, mettendo insieme tanti sforzi, tante sinergie, comunque si riesce ad avere appuntamenti straordinari come quello di questa mattina. Quindi anche se non è arrivato, anche io voglio salutare e dire che siamo onorati come città di ospitare qui in questa giornata la professoressa Votano, una scienziata, una delle più grandi, più importanti scienziate che oggi abbiamo in Italia, che oggi sta qui a Foligno e sicuramente con la sua testimonianza, come diceva prima l'assessore Zampolini, confermerà che anche dentro un quadro di difficoltà, ma la conoscenza è il punto su cui, se si vuole sperare in un futuro, bisogna investire. Siamo sicuramente in un momento molto particolare, molto difficile del mondo, una crisi mondiale che da anni oramai colpisce tutti e anche il nostro paese. Oggi, come diceva Rita, non è un caso che questa iniziativa sta anche dentro la giornata delle donne, 100 anni della sua prima volta, 1911, e quindi questa presenza anche della professoressa ancora di più testimonia con la sua presenza quanto oggi, proprio in un momento di difficoltà, sia importante investire sul protagonismo di cui le donne sono sicuramente una parte fondamentale nella storia. Nella storia. Perché questa giornata sta anche dentro i 150 anni dell'Unità d'Italia, dove sicuramente le donne sono state protagoniste anche di quel grande evento, come lo sono state nel secondo risorgimento, che io chiamo sempre, che è la guerra di liberazione.
dove sicuramente le donne sono state anche in quel momento di particolare acutezza, punto fondamentale sicuramente di modernità, di innovazione, di sacrificio che ha saputo guardare al futuro. E anche in un momento così complicato e così difficile, cosa che oggi dal mio punto di vista è inaccettabile, non è solo gestire la difficoltà dell'oggi, ma è creare le condizioni per guardare al domani, al futuro. E se non si investe nella cultura, nella formazione, nell'innovazione, non c'è speranza. E se, certo, si arriva quasi a fare affermazioni da parte del Presidente del Consiglio che la scuola pubblica è qualcosa di inutile, quando la scuola pubblica significa pari opportunità per tutti, pari opportunità per tutti, è certo vuol dire che non scommettiamo più sul futuro, che non ci si crede più che si può comunque farcela. Io invece penso che dobbiamo fare tutto l'opposto, che anche dentro momenti così complicati è il momento di tirare fuori tutto il meglio che abbiamo nella nostra società e soprattutto per voi giovani, perché lo sforzo è per voi, è il vostro domani. E allora se su questo non ci si crede e non si investe, sicuramente ci sarà una attenzione, un impegno rispetto alla crisi che abbiamo, che è quella che ci sta cadendo addosso, e ci fermiamo, e questo sarebbe veramente il peggio. Quindi su questo iniziative così importanti come questa di questa mattina e quelle che avremo anche con la testimonianza di questa sera all'auditorium per la celebrazione proprio della giornata della donna, è sicuramente voler dire che anche in un momento così particolare ci si può fare, ci possiamo riuscire, se si crede e si investe soprattutto sul futuro e quindi sulle nuove generazioni, e quindi di cui la conoscenza, così termino, l'approfondimento, il sacrificio anche dello studio è sicuramente crearsi le condizioni per il domani. Quindi con questo auspicio vi faccio veramente a tutti voi gli auguri, ma soprattutto alle tante ragazze che vedo qui, buona vostra giornata. Grazie. E ora la parola al professor Maurizio Renzini, che è presidente del Laboratorio di Scienze Sperimentali. Solo alcuni minuti, grazie. Io ringrazio anche il sindaco per le parole così importanti per il Laboratorio di Scienze Sperimentali, così generose e anche così incoraggianti, perché dimostra un interesse e una sensibilità da parte delle amministrazioni comunali verso questa importante struttura cittadina. Volevo dire che la giornata di oggi, la conferenza di oggi, tratta un tema al quale il Laboratorio di Scienze Sperimentali ha sempre dedicato una particolare attenzione. Non so se qualcuno di voi ha partecipato, qualche mese fa proprio in questa sala abbiamo avuto, dopo la nostra visita ai laboratori del CERN a Ginevra, una conferenza del professor Bilei, che è uno dei più qualificati ricercatori di questo centro, e ci ha parlato delle particelle. Ora, ecco, sapete che le particelle elementari e lo studio anche dell'astrofisica e dell'universo, diciamo, è un ambito affascinante della ricerca. E noi in Italia vantiamo la presenza del laboratorio sotterraneo più importante del mondo. Ecco, il laboratorio del Gran Sasso, che si trova sotto la cima del Gran Sasso, dove si fanno delle ricerche appunto molto molto importanti di fisica. Qui ci operano circa 750 ricercatori provenienti da oltre 20 paesi del mondo, va bene, e si occupano prevalentemente di due settori di ricerca: i neutrini, la ricerca sui neutrini e la ricerca sulla materia oscura. Ecco, qui oggi abbiamo due rappresentanti. C'è da dire questo, che il laboratorio del Gran Sasso è gestito dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di cui abbiamo qui due rappresentanti. Potrei il professor Checcucci, che si trova in sala, che è uno dei nostri collaboratori del laboratorio, ma vicino a me abbiamo addirittura il direttore della sezione di Perugia dell'Istituto di Fisica Nucleare, il professor Pasquale Lubrano. Anzi, approfitto, ho acquisito proprio questa mattina un breve profilo giusto per
darne diciamo, una conoscenza. Il professor Lubrano ha frequentato il Graduate School alla Syracuse University nell'USA, dove ha conseguito il Philosophia Doctoris nel 1988. La sua attività di ricerca si è concentrata nel campo della fisica delle particelle elementari e astroparticellare. Ha lavorato presso i laboratori CLNS negli Stati Uniti. Poi nel 1990 entra a far parte dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Perugia, dopo la conclusione del suo impegno negli USA per quelle ricerche a cui facevo riferimento prima. Quindi ha aderito al progetto Fermi in collaborazione anche con la NASA. Quindi vi rendete conto, abbiamo a che fare con persone di un certo livello. Oltre naturalmente alla professoressa Lubrano, di cui si è parlato e che rappresenta oggi la main speaker, diciamo, la persona che, per la quale diciamo, ecco, si concentra le nostre manifestazioni. Io devo ringraziare anche l'amministrazione comunale per questo felice sodalizio che questa collaborazione nella celebrazione della festa della donna, che vede oggi diciamo, la presenza di una delle più eminenti scienziate di cui vanta il nostro paese. Va bene. E quindi ecco la professoressa Lucia Votano, che è appunto il direttore dell'Istituto dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Va bene. Ecco, mi auguro quello che ci racconterà la professoressa Lucia Votano rappresenteranno certamente per tutti noi un grande interesse, particolarmente per i giovani, i quali spero che vengano contaminati ecco, con quello che ci verrà raccontato anche nella prospettiva delle loro scelte future. Va bene, vi ringrazio veramente. Dunque, grazie anche al professor Renzini. E, ora proseguiamo in attesa della professoressa Votano con gli interventi. E, sono felice di passare la parola proprio al professor Pasquale Lubrano, che il professor Renzini ha presentato già, che è direttore della sezione di Perugia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e che ringrazio molto per questa presenza di cui siamo onorati. Grazie. Buongiorno. Allora, non aspettatevi molta eloquenza né lunghezza, perché non sono noto per queste cose qui. Io ringrazio tutti per avermi dato l'occasione di essere qui e soprattutto per darmi l'occasione di dirvi due parole su Lucia. Lucia è una collega che io conosco da tanto tempo, che ha altissimi meriti scientifici e non, e che ha avuto tantissimi riconoscimenti scientifici e non. Io non mi addentro su queste cose, cioè, ci penserà la dottoressa Palmucci. E, volevo soltanto dirvi, appunto, mettere, se volete, qualche puntino sull'attività di Lucia. Lucia da un paio d'anni a questa parte ha smesso di fare la scienziata, purtroppo, e si è messa a fare l'amministratrice, l'amministratore, chiamatela come volete, del più grande laboratorio sotterraneo mondiale. E non è una cosa semplice, ve l'assicuro, perché io so quanto è difficile tirare avanti in una realtà che è molto più piccola di quella che ha Lucia. E Lucia ha una struttura che invece è molto più grande, ci sono, come è già stato detto, 800-900 ricercatori che passano da lì ogni anno. La cosa che mi piacerebbe sottolineare è che sono il 60% di questi sono stranieri, per questo vi dico è il laboratorio sotterraneo più importante al mondo, cioè oltre agli italiani ci sono 500-600 ricercatori che arrivano da tutte le parti del mondo, dal Giappone, dall'India, dagli Stati Uniti, dalla Russia, e vengono a lavorare all'Aquila. Terremoto o non terremoto. E prima di questo comunque dirigeva per l'appunto la collaborazione italiana dell'esperimento Opera, che poi è l'esperimento che quest'anno ha pubblicato, se volete, l'evidenza per l'evidenza sperimentale per la visione diretta dei neutrini tau, che è uno degli argomenti principali che si studiano al laboratorio del Gran Sasso.
Quindi è una persona che ha dedicato la quasi totalità della sua vita a questo tipo di esperimenti, a quello che nel nostro campo si chiamano esperimenti di astroparticelle, quindi esperimenti di fisica fondamentale applicati all'astrofisica e oltre. In particolare lei si è dedicata particolarmente allo studio dei neutrini con l'esperimento Opera. E che altro dirvi? Niente. Sono convinto che vi darà un panorama dell'infinitamente piccolo e dell'infinitamente grande, che quello che sto cercando di dire è che l'infinitamente piccolo è comunque quello che noi andiamo a studiare per capire l'infinitamente grande, cioè l'universo e ovviamente le sue origini, perché il fine ultimo dello studio è quello di capire, oltre a dove stiamo andando, è quello di capire come ci siamo arrivati. È una cosa un pochino piuttosto importante e qualcuno ci crede meno, ma è sicuramente un programma molto, molto ambizioso. Quindi io a questo punto lascerei la parola a chi ha studiato più di me, probabilmente. Sì, dunque io ringrazio il professor Lubrano per il suo intervento e per anche le sottolineature rispetto alla professoressa Votano e al suo ruolo e al suo percorso. E voglio anche cogliere l'occasione appunto per ringraziare anch'io il professor Checcucci, Bruno Checcucci, che è qui presente in sala e che è sempre così presente e collaborativo, diciamo, con tutte le iniziative che nella nostra città riusciamo a organizzare, anche grazie a lui, e anche nella conoscenza di queste realtà non solo in Italia ma anche in Europa. E voglio anche, in attesa appunto della dottoressa Votano, credo che possiamo comunque iniziare, diciamo, anche a entrare più, diciamo, a focalizzare di più l'attenzione su di lei, con l'introduzione che farà la dottoressa Mirella Palmucci, che è membro del consiglio direttivo del laboratorio di scienze sperimentali nonché dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Melanzio di Montefalco. Grazie, allora la parola a lei, professore, dottoressa. Grazie, buongiorno a tutti. Con piacere vedo tantissimi ragazzi che sono passati dal nostro istituto e con piacere posso sottolineare la lungimiranza del laboratorio scientifico del comune di Foligno, che si sono accaparrati una personalità che in questi giorni è di grandissimo interesse da parte di molti, è stata più volte sulla RAI e poi ve lo dirò nella mia esposizione. Grazie quindi al laboratorio che mi ha permesso di aprire una finestra su un mondo pressoché sconosciuto per me, però come sottolineiamo tutte le volte che ci vediamo con i ragazzi, l'ho affrontato con la gioia di poter aprire quella finestra e di trovare quei semini da lanciare affinché si possa coltivare e tenere alto l'interesse che ci ha portato qui a tutti. Quindi nel leggere quello che ho potuto trovare sulla professoressa ho cercato di evidenziare le sfumature che ho saputo cogliere nella ricerca effettuata su una personalità unica nel suo ruolo nel mondo lavorativo, al fine di offrirvi una visione però a tutto tondo di questa persona e, sottolineo, alimentare l'interesse, perché altrimenti siamo qui passivi ad ascoltare. La professoressa è stata individuata come direttrice del laboratorio del Gran Sasso già a giugno del 2009. Quando ha saputo di questa scelta che era caduta su di lei, ha dato già il segnale di questa forte coerenza nella lettura della realtà, esprimendosi in questo modo. Prima o poi doveva succedere che una donna ricevesse questo incarico, diceva la professoressa in un'intervista di quei giorni.
Al tempo stesso ha dato subito l'impronta di portatrice di forti valori, in quanto ha aggiunto: il risultato arriva dopo anni di lavoro. Ecco la professoressa. Ecco la professoressa, ragazzi. Accogliamola con un forte applauso. Assolutamente no, professoressa. Avevamo appena iniziato a parlare di lei. Ecco, questa entrata proprio nella prima volta che dicevo il nome della professoressa è altamente emozionante per me, spero che non lo faccia trasparire. Professoressa, sto, come ho detto ai ragazzi, cercando di alimentare l'interesse che sicuramente le sue parole non potranno che esaudire da parte dei ragazzi. E mi riferisco a quando lei nel 2009 ha saputo che era stata soltanto scomoda. Posso stare più dritta? Sì, ecco. Quando ha saputo che era stata nominata direttore del laboratorio, e con molta umiltà lei ha detto che arrivava prima o poi doveva accadere che una donna dirigesse, avesse un incarico di questo punto. Poi ho subito letto la sfumatura di forti valori di cui lei è portatrice, in quanto aggiunge che il risultato arriva dopo anni di lavoro, e parlando da donna, ecco, mi ha facilitato il compito nella giornata della donna. Lei già nel 2009, in tempi non sospetti, diceva, parlando da donna: lo devo anche al supporto e all'aiuto della famiglia, senza il quale non si riesce a mettere nel lavoro tutto l'impegno che è necessario. Ecco, io vorrei un applauso su queste frasi della signora, perché quando facevo gli studi a tempo del vostro, in genere si studiava di uomini, e forse i professori, per consolarsi, ci dicevano che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Ora che abbiamo la fortuna di paragonarci, di confrontarci, di conoscere scoperte anche delle donne, abbiamo la rassicurazione, la sicurezza, la fermezza di una donna che dice: lo devo alla mia famiglia. E riuscite a fare il connesso, no? 2009, c'è appena stato il terremoto devastante per L'Aquila, e la professoressa a tutto tondo dà questa forte sfumatura di umanità, perché si preoccupa delle difficoltà che possono avere tutte le persone che sono al lavoro nel laboratorio. Un laboratorio grandissimo, andatelo a fare la vostra ricerca, perché è una realtà completamente fuori dalla nostra. È nata a Reggio Calabria, è stata nominata dal Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare su proposta della Giunta. La professoressa si è laureata all'Università di Roma La Sapienza e ha iniziato la carriera scientifica nei laboratori nazionali di Frascati, sempre di questi istituti. Ha partecipato alla realizzazione di importanti esperimenti al CERN e al laboratorio DESI in Germania, ad Amburgo. In una delle prime interviste, siamo nel settembre 2009, la professoressa dice, e qui mi riallaccio allo spunto che ha dato il professor Lubrano: le cose da fare sono tante, ecco questo cambio di ruolo. E bisognerà capire i meccanismi degli investimenti, i progetti in corso, fino alla vita quotidiana. Sa bene quindi che il compito che l'aspetta è impegnativo, considerando che il laboratorio attira ogni anno centinaia di ricercatori da tutto il mondo. Questo superare le 700 presenze l'anno nel laboratorio e le 100 che vengono un po' da tutte le parti del mondo fa capire la complessità del museo. Una delle prime sfide come nuovo direttore sarà proprio quella di preservare, quindi un riconoscimento, vedete in questa lettura dei valori, un riconoscimento di quanto è stato fatto fino ad oggi e al tempo stesso un proiettarsi verso il futuro. Lei sottolinea preservare e migliorare la leadership di questo laboratorio.
Ha avuto tantissimi riconoscimenti. Uno sempre contemporaneo a questa carica è quello dell'Internazionale di Calabria, e lo hanno giustificato, lo hanno dato pensando alla sua attività a favore dell'esperimento Opera, di cui ci ha parlato Lubrano, che analizza i neutrini in arrivo alla guida dei laboratori nazionali del Gran Sasso, che occupano una posizione di leadership mondiale nella fisica astroparticelle, delle astroparticelle. Premio Minerva, lo ricorda professoressa? Premio Minerva, ci arrivate di sicuro anche voi, è un premio tutto al femminile, cioè va a cercare, la giuria va a cercare le donne che si sono evidenziate in qualsiasi aspetto della nostra vita. Nelle 99 Lucia Votano è stata una delle 10 donne premiate per il premio Minerva. Andiamo avanti, un altro aspetto, l'entusiasmo della signora. L'entusiasmo, mi sono permessa di dire signora perché sto scendendo nella parte umana della persona, l'entusiasmo che accompagna, che non fa sentire la fatica, che accompagna tutte le situazioni che ci vedono impegnate in primo piano. E quando questo accade, siamo già al 2 marzo, quando di fronte ai risultati dell'esperimento Borexino, la professoressa dice che questi risultati premiano anni di intenso lavoro e sono stati possibili grazie alle caratteristiche uniche al mondo del nostro laboratorio sotterraneo e alla estrema radiopurezza dei materiali utilizzati per l'apparato sperimentale. Siamo italiani. Abbiamo un laboratorio che è unico al mondo. Non so se mi posso permettere, ma questo primato ci aspettavamo che venisse dal Giappone. Ed invece no, lì non è possibile, perché comunque non c'è un laboratorio che ha le stesse caratteristiche del nostro, che è situato nel Gran Sasso. Queste sono le cose che sono riuscita a trovare io. Senza entrare nel merito dell'esperienza, un'altra piccola curiosità voglio trasmettere, quanto ha suscitato la mia curiosità andare a sottolineare l'atteggiamento della professoressa quando si è trovata a lavorare con il piombo di una nave romana affondata nei nostri mari, che trasportava appunto lingotti di piombo. Questi lingotti sono arrivati al Gran Sasso circa 20 anni fa, poi hanno deciso che tutto quel trasporto doveva passare lì, perché aver tenuto il piombo per tanti anni nelle profondità ha portato a fare di questo materiale un materiale veramente significativo. E la professoressa si esprime dicendo: è bello e singolare che le tecnologie più avanzate e innovative abbiano bisogno anche dell'archeologia e della tecnologia degli antichi romani. Vedete come le radici impregnano un po' tutto il suo sapere. Forte pragmaticità quando di fronte alle continue scoperte e idee che vengono a proposito della materia oscura, lei trattiene dall'entusiasmo e dice: attenzione, attenzione. Il mistero è che la lotta, forse in questo campo ci si addentrerà la professoressa se vorrà, per me in questo momento è un pochino troppo difficile. Ultima curiosità, in una recente intervista durante un telegiornale di questi giorni, alla domanda della giornalista se era più difficile curare, trasmettere il senso di appartenenza alla nazione o catturare un neutrino, la professoressa ha detto che sono compiti impegnativi tutti e due. Grazie professoressa per essere qui e grazie per avermi offerto questo momento di entusiasmo per un settore che, confesso, non conoscevo. Grazie ancora. Grazie veramente di cuore per questa accoglienza, che mi sorprende, anche un po' mi emoziona. Vedo qui accanto a me, accanto a voi, Pasquale Lubrano, un mio collega con cui condividiamo i vari problemi
ma anche diciamo, i risultati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a cui entrambi apparteniamo e quindi sono particolarmente felice. Ringrazio il Comune di Foligno e i professori che mi hanno invitato e sono particolarmente felice di vedere quest'aula piena di ragazzi. Perché diciamo, se è vero che il nostro compito primario, quello come ricercatori, è quello di fare ricerca, quindi di fare avanzare le conoscenze, in questo caso, nel nostro caso, nel campo della fisica, però è anche vero che una buona parte dei nostri sforzi noi li dedichiamo anche a far capire ai giovani l'importanza per la nazione di avere una cultura e poter fare una ricerca scientifica, perché solo attraverso lo sviluppo della ricerca scientifica possiamo pensare di diciamo, migliorare sia in termini culturali e sociali, ma anche soprattutto economici. Quindi, e poi l'altra cosa, mi piacerebbe trasmettere anche un po' il piacere e l'entusiasmo dei nostri ricercatori, soprattutto dei giovani. Quindi è un mestiere che sicuramente non vi farà ricchi, però almeno è un mestiere divertente, quindi spero almeno questo di riuscire a trasmetterlo. E non so se vuole posso cominciare con l'illustrazione della diciamo, quello che mi piacerebbe appunto con questa conferenza trasmettervi è intanto farvi capire esattamente di che cosa ci occupiamo al Gran Sasso. Ma ho intitolato questa mia relazione dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, perché in realtà quello che noi facciamo, come tutti i fisici d'altra parte, questa comunità di circa 5.000 persone che ruotano intorno all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è di far capire che c'è un legame estremamente stretto, ma anche divertente e intrigante, tra le particelle elementari, che sono infinitamente piccolo, e la comprensione dell'universo, che è proprio l'infinitamente grande. Sotto perché siccome è troppo basso questa cosa. Ah, no. No, va bene così, grazie. Questo piccolo problema tecnico, anche la ricerca c'ha i suoi problemi. Dicevo appunto quindi che cercherò, diciamo, illustrando le attività del Gran Sasso, di farvi vedere anche questa relazione tra il mondo delle particelle elementari e l'universo, lo studio della sua evoluzione o anche del funzionamento delle sue stelle. Allora, vediamo tanti oggetti qui e ci chiediamo che cosa abbiano in comune. Ebbene, come voi sapete sicuramente, i vostri professori vi hanno illustrato che in realtà la materia è fatta, tutta quella di cui noi siamo fatti, ma anche l'intero universo, è fatto tutto allo stesso modo, è fatto in maniera in fondo estremamente semplice, è fatta da un elemento che abbiamo chiamato atomo, pensando che fosse l'indivisibile in termini di quelli che intendeva anche Democrito, ma in realtà poi abbiamo scoperto che l'atomo non è affatto indivisibile, già questo 150 anni fa,
e abbiamo capito che all'interno dell'atomo c'è un nucleo che è fatto di protoni e di neutroni, ma poi siamo andati ancora avanti, ci siamo chiesti se protoni e neutroni sono particelle, l'ultima materia indivisibile, l'ultimo mattone indivisibile, così non è. Come sapete, protoni e neutroni sono fatti di altre cose ancora più piccole che sono i quark. E naturalmente ci chiediamo adesso se i quark a loro volta possono ancora essere gli ultimi veramente mattoni ultimi che costituiscono la materia oppure no. E quindi i fisici diciamo, hanno inglobato tutto quello che conosciamo fino adesso su questo su questa struttura intima della materia in quello che noi chiamiamo il modello standard. Il modello standard diciamo, un po' risponde a quella che è la nostra domanda principale: di che cosa ci occupiamo, di che cosa si occupa la nostra comunità di fisici? Si occupa proprio di questo, di capire quali sono gli ultimi intimi costituenti della materia e quali sono le interazioni che ci sono tra questi ultimi costituenti della materia. Adesso sappiamo che gli indivisibili sono in realtà, non è solo uno, ma ci dice che le particelle fondamentali sono divise in due gruppi che noi chiamiamo i quark, che costituiscono il protone e il neutrone in particolare, ma anche i leptoni. L'altro concetto diciamo importante che c'è in questa nostra visione dell'universo è che come interagiscono le particelle fra di loro? Interagiscono scambiandosi, voi vedete i due ragazzi che si lanciano la palla, e sostanzialmente avviene questo: le particelle per comunicare, per interagire fra di loro, si lanciano altre particelle che noi chiamiamo le mediatrici di forza. E quindi diciamo, vedete qui un disegnino in cui ci sono le palline corrispondono ai mattoni fondamentali di cui è fatta la materia, i quark, i leptoni, e accanto sulla parte sinistra vedete quelle che sono le palle che si scambiano questi mattoni fondamentali per interagire, il fotone, i bosoni W e Z0, il gluone e il gravitone. Giusto per avere un'idea delle dimensioni, vedete che un atomo ha una dimensione di 10 alla meno 10 metri, mentre il diametro del nucleo è ancora più piccolo, 4 ordini di grandezza più piccolo, non capisco perché si taglia un po', vabbè. E sostanzialmente è un po' la stessa differenza che ci potrebbe essere tra, tra un ago, diciamo, la cruna di un ago e San Pietro. Ebbene, questa materia, il concetto fondamentale è che la materia, così come adesso la descriviamo, il nucleo, i quark, eccetera, eccetera, e l'atomo, è fatto così, la materia è fatta così qui sulla Terra, ma è fatta in tutto l'universo. L'universo, quindi le stessi atomi che costituiscono noi, costituiscono anche e riempiono le galassie. Questa è la nostra galassia. In una galassia, come sapete, ci sono moltissime stelle che emettono luce, che noi vediamo. Ogni tanto qualcuno di queste stelle, di queste soli, diciamo, arriva alla fine del suo percorso ed esplode, si tramuta in quel fenomeno che chiamiamo supernova. E poi ci sono le stelle, i pianeti su cui è apparsa la vita di cui noi siamo testimoni. Allora, come si guarda, diciamo, come noi esploriamo, come facciamo a conoscere quello che sappiamo della natura, come la esploriamo? Beh, la cosa l'uomo ha imparato a esplorare, a conoscere, a vedere, e come lo fa? Lo fa attraverso la luce, che non è altro che una radiazione elettromagnetica di una particolare, di un certo numero di frequenze. Però di radiazione elettromagnetica ce ne sono di varie frequenze, quindi oltre alla luce visibile esiste l'infrarosso, l'ultravioletto, i raggi X, forse tutte cose che voi sapete già benissimo. Allora, selezionando una banda di frequenza, io posso vedere dei dettagli o delle strutture che magari non vedrei con un differente modo di esplorazione, quindi vedete nel rosso, nel blu, nel verde, eccetera.
Allora, abbiamo detto che esistono questi mattoni fondamentali, i quark, i leptoni. Avete visto, fra l'altro, comincio a dire che in questi mattoni fondamentali tra i leptoni c'è una particella di cui in particolar modo ci occupiamo moltissimo al Gran Sasso, che sono i neutrini. Però è tutto quello che esiste? No, abbiamo visto che nella interazione, cioè in questo scambiarsi questi mediatori di forze, quello che succede è che si crea una moltitudine, uno zoo, come noi diciamo, di un'infinità di particelle dalle proprietà più disparate. E perché noi non le abbiamo viste finora? Perché con l'uomo, utilizzando solo la luce per esplorare la natura, finora non le aveva, diciamo, viste. Mentre, diciamo, con i rivelatori di particelle è possibile mettere in evidenza cose che l'occhio non può rivelare. Allora, in particolare, come vedete sulla sinistra c'è quella esplosione di sciami, di quello lì è uno sciame tipico in cui miliardi e miliardi di particelle, molte diverse particelle, vengono create a contatto tra diciamo un protone che arriva a contatto, che viene dall'universo e arrivando a contatto con l'atmosfera produce una miriade, uno sciame di altre particelle. Allora, queste vengono viste, noi non ce ne siamo mai accorti, ma siamo sempre bombardati da quelli che chiamiamo i raggi cosmici. Per vederle abbiamo bisogno degli strumenti, e sulla destra vedete quell'oggettino, quello è un piccolo rivelatore di particelle che noi usiamo spesso nella nostra attività divulgativa, proprio per far vedere la presenza di questi raggi cosmici nell'atmosfera, altrimenti non visibili. Adesso veniamo un attimo, fatta questa premessa forse un po' noiosa, veniamo al laboratorio del Gran Sasso, un po' di storia. L'idea del laboratorio venne all'allora presidente dell'INFN, che era il professor Zichichi, che vedete in una foto d'epoca, il quale fece presentare questo progetto di legge al Senato nel 1979. Il Parlamento approvò la legge nell'82, nell'87 la costruzione era già completata e nell'89 il primo esperimento macro aveva iniziato a prendere dati. Come vedete, in fondo in soli 10 anni si era riuscito a creare il più grosso dei laboratori sotterranei del mondo. Diciamo, come vedete, qui c'è una struttura, vedete com'è fatto. Praticamente il laboratorio si trova al lato del tunnel dell'autostrada L'Aquila-Teramo, che è il tunnel che passa sotto il massiccio del Gran Sasso, e l'idea fu proprio quella di approfittare del fatto che in quegli anni, alla fine degli anni 70, si stava finendo di costruire il tunnel autostradale, quindi solo per l'autostrada, e l'idea fu di approfittare del fatto che c'era già l'accesso all'interno della montagna per costruire quel laboratorio. Lì vedete lo schema, il laboratorio quindi è accessibile direttamente dall'autostrada, è fatto sostanzialmente da 3 grosse sale A, B e C che vedete nel disegno, più un certo numero di strade e cunicoli di passaggio. E perché la prima domanda ovviamente è perché sentiamo il bisogno di andarci a rifugiare in un laboratorio sotterraneo, che ovviamente presenta delle difficoltà che un laboratorio all'esterno non avrebbe, proprio perché, come dicevo, la Terra è soggetta a questo flusso di raggi cosmici. I raggi cosmici sono prodotti dal fatto che nell'universo ci sono tante particelle che vengono accelerate, quindi sia dalla nostra galassia che dalle galassie al di fuori della nostra ci arrivano delle particelle, protoni o altre particelle, che a contatto con l'atmosfera producono quella che lì vedete ripetuta, questo sciame enorme di altre particelle. Bene, siccome al Gran Sasso vogliamo studiare dei fenomeni che sono estremamente rari o estremamente deboli, che interagiscono in maniera estremamente debole, e i raggi cosmici per noi costituirebbero un disturbo. È come se, appunto, io voglio sentire una nota di uno strumento particolare, un violino, non lo so, insomma,
uno strumento veramente eccezionale e non mi metto certo in mezzo alla strada, ma mi metto in un ambiente protetto. Bene, la montagna, il Gran Sasso in questo caso, fa da filtro ai raggi cosmici, cioè ci elimina, ci filtra i raggi cosmici e quindi noi possiamo studiare i fenomeni rari e deboli che vogliamo studiare. Ebbene, perché al Gran Sasso, ma non solo al Gran Sasso, diciamo, c'è questa congiunzione tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo? Questo è vero per tante ricerche, perché anche all'LHC del CERN, se si trovassero le particelle supersimmetriche, questo aprirebbe uno spiraglio nuovo di fisica al di là del modello standard, non solo di interesse per la fisica delle particelle, ma anche per l'evoluzione dell'universo. La caratteristica del Gran Sasso è che noi questo lo facciamo utilizzando proprio anche come sorgente non le particelle prodotte negli acceleratori, ma le particelle che ci arrivano direttamente dall'universo. Come dicevo, appunto, l'universo, la galassia, ma anche non la nostra galassia, ci mandano dei messaggeri attraverso cui il cosmo in qualche maniera trasmette le sue informazioni. Quindi è un modo nuovo di guardare e di studiare l'universo. Finora nell'astronomia sostanzialmente si usava la luce proveniente dalle stelle per studiare l'universo. Nei laboratori del Gran Sasso studiamo altri tipi di particelle, altri messaggeri che ci arrivano dall'universo e che ci aiutano a capirne le caratteristiche. Tra queste, come dicevo, un messaggero di estrema importanza è il neutrino. Il neutrino, come abbiamo visto, è uno dei mattoni fondamentali della materia. È quindi una particella veramente elementare, è neutra, priva di carica elettrica, ed ha alcune caratteristiche molto particolari. Nel modello standard addirittura si pensava che fosse a massa zero, come la luce, come il fotone. In realtà poi abbiamo scoperto che ha una massa, anche se piccolissima, ed ha la proprietà di interagire pochissimo con la materia, cioè passa indisturbata vari strati di materia senza subire alcuna interazione, cioè senza trasformarsi in qualcun altro. Come avete visto in quel disegnino che avevo mostrato sul modello standard, esistono tre tipi di neutrino: quello associato con l'elettrone, quello associato col muone e quello associato con il tau. Ebbene, da dove vengono questi neutrini? Vengono sì dal cosmo, ma da che cosa? La sorgente per noi più importante, più numerosa di neutrini è quella che vengono dal Sole. Ci sono decine di miliardi di neutrini provenienti dal Sole che ci attraversano per ogni centimetro quadrato della nostra pelle al secondo. Poi ci sono i neutrini fossili, quelli sono rimasti dal Big Bang. Altri vengono prodotti nell'atmosfera, in quello sciame dei raggi cosmici. Altri neutrini vengono dall'interno della Terra. E altri ancora vengono prodotti in un fiotto violentissimo quando una stella, arrivata alla fine del suo percorso di vita, diciamo, prima implode su se stessa e poi gli strati esterni esplodono, emettendo un flusso violento di neutrini. Però, siccome noi sappiamo anche fare gli acceleratori di particelle, ebbene, anche i neutrini possono essere prodotti in maniera artificiale. E quindi al Gran Sasso studiamo anche i neutrini usando una sorgente artificiale. Che cosa vuol dire questo? Che usiamo, poi lo vedremo brevemente dopo, i neutrini che vengono prodotti dal complesso degli acceleratori che stanno al CERN di Ginevra e indirizzati verso il Gran Sasso. L'altra cosa importante è che i neutrini possono trasformarsi da una famiglia a un'altra. Quindi se per esempio un neutrino che parte, l'associato all'elettronico, parte dal Sole, nel suo percorso tra il Sole e la Terra, ha tempo di trasformarsi e quindi arriva nei nostri rivelatori non più come un neutrino elettronico, ma come un neutrino per esempio associato al muone. Ebbene, questo è un fenomeno delle oscillazioni dei neutrini che tutto sommato è un fenomeno abbastanza recente, degli ultimi decenni, e alcune prove fondamentali sono state trovate proprio dentro i laboratori del Gran Sasso. Allora, cominciamo ad andare un po' più nel dettaglio di quelli che sono gli esperimenti che si fanno a Gran Sasso. Uno è questo esperimento Borexino. Borexino è un enorme rivelatore di fatto di scintillatore liquido,
che si occupa proprio di studiare i neutrini solari. La parte più esterna, se mai verrete al Gran Sasso in visita, vedrete solamente la parte più esterna, diciamo il bidone da 18 metri che contiene l'acqua. All'interno ci sono tante come scatole russe, cioè delle sfere concentriche, e all'interno, la parte più interna contiene questa sostanza dello scintillatore liquido. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le particelle cariche prodotte dall'interazione, per esempio, dei neutrini solari emettono dei piccolissimi lampi di luce che poi vengono raccolti da altri rivelatori che si chiamano fotomoltiplicatori, che sono lì su incastonati dentro quella sfera di acciaio del diametro di 13 metri. Qual è l'interesse, diciamo, di studiare i neutrini dal Sole? L'interesse sta nel fatto che i neutrini ci portano delle informazioni su come funziona il Sole molto più importanti e rilevanti rispetto alla luce. Perché? Perché la luce del Sole, siccome il Sole è estremamente denso al suo interno, la luce che viene dal Sole viene solo dagli strati più esterni, mentre la luce che potrebbe venire dalle parti più interne, dal centro del Sole, non riesce proprio a scappare dal Sole. I neutrini invece, che hanno questa capacità, questa proprietà di interagire pochissimo con la materia, quindi vengono anche dall'interno. Ebbene, il Sole, come le altre stelle, in fondo possiamo definirle come delle centrali a fusione nucleare che bruciano combustibile sempre più pesante emettendo neutrini. Quindi lo studio dei neutrini del Sole ci fa capire il funzionamento non solo del Sole ma anche di tutte le altre stelle. Per di più si aggiunge il fatto che nel percorso dal Sole a qui si ha questa oscillazione, questa trasmutazione dei neutrini da una famiglia all'altra, quindi questo esperimento riesce a contemporaneamente a studiare il funzionamento del Sole ma anche a dare delle informazioni sul fenomeno delle oscillazioni. L'oggetto, questo esperimento, questo rivelatore che si chiama Borexino, noi scherzando anche se in realtà è così, lo chiamiamo l'oggetto meno di grosse dimensioni, meno radioattivo al mondo. Perché? Perché per poter essere in grado di vedere, di diciamo misurare questi neutrini che vengono dal Sole, deve essere fatto di materiale a bassissimo contenuto radioattivo. Voi sapete che in natura noi stessi, le banane che mangiamo, l'acqua che beviamo, c'è una certa percentuale di isotopi radioattivi. Ebbene, la radioattività naturale di cui sono fatti gli oggetti non poteva essere usata per questo esperimento. Hanno dovuto selezionare, trattare, filtrare i materiali fino ad abbassare la radioattività naturale di 9 o 10 ordini di grandezza. Quindi noi diciamo questo, siccome spesso al Gran Sasso vengono da gente, dice ma chissà che cosa fate, poi sentono l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per cui sembra chissà che cosa fate, invece appunto noi proprio per esaltare, diciamo, invece far capire meglio, per esempio sottolineiamo il fatto che questo apparato, questo esperimento è l'oggetto meno radioattivo al mondo. Bene, grazie a questa estrema radiopurezza, questo esperimento è stato l'unico, insieme ad un altro in Giappone, a poter misurare anche i neutrini che vengono dall'interno della Terra. Voi sapete che l'interno della Terra è caldo, diciamo, quindi la Terra emette in fondo più calore di quella che viene assorbita dal Sole. Perché? Perché produce al suo interno calore. Qual è il meccanismo che produce calore? Sicuramente c'è del calore latente, eccetera, però si pensa che una parte di questo calore venga dal fatto che all'interno della Terra ci sono degli isotopi di uranio, torio e potassio radioattivi che decadendo emettono particelle, quindi emettono energia, e questa energia, diciamo, è probabilmente la sorgente al 50-60%, forse anche di più, del calore della Terra.
Allora, siccome in questi decadimenti radioattivi ancora una volta vengono emessi dei neutrini, il fatto che questo esperimento abbia, sia riuscito a misurare i neutrini che vengono dall'interno della Terra ci aiuterà a capire meglio, da una parte, qual è il meccanismo con cui la Terra emette calore, ma è anche molto importante in un futuro, può avere anche applicazioni diverse, perché supponendo che diciamo su tutta la superficie della Terra ci siano vari rivelatori di questo tipo che riescano a misurare i neutrini in varie posizioni della Terra dove lo spessore della crosta magari terrestre è diverso, eccetera, e questo consentirà anche di capire meglio diciamo come il calore all'interno della Terra venga trasportato, e questo è importante perché il trasporto del calore è alla base di tutti i fenomeni tettonici oppure dei fenomeni vulcanici, quindi diciamo, non voglio dire usare grossa, ma insomma in qualche maniera ci aiuterà a capire meglio un futuro anche semplificando, posso dire, i terremoti, ma insomma comunque i movimenti tettonici. Ebbene, dicevo appunto che l'ipotesi è che questo calore venga dal decadimento di questi uranio, torio e potassio che sono all'interno della Terra. Adesso avrei un filmato, spero che si senta. Da 5 miliardi di anni il Sole è la fonte di energia del nostro pianeta e l'impulso della vita sulla Terra. È solo una fra le 10 miliardi di stelle della nostra galassia, ma è quella più vicina e l'unica che possiamo conoscere a fondo. A occhio nudo il Sole ci appare come una palla luminosa, ma con l'aiuto dei telescopi e dei satelliti scopriamo che la sua superficie a 5.500 gradi è continuamente sconvolta dagli effetti del calore e di intensi campi magnetici. Immensi brillamenti solari spruzzano il materiale per milioni di chilometri fuori dalla superficie, causando il vento e le macchie solari, le tempeste magnetiche si e sente? Le aurore no. boreali. Se non si sente, smetto perché è inutile. Conosciamo molto bene la superficie del Sole grazie alle osservazioni fatte in luce visibile, infrarossa e ultravioletta. Ma non possiamo vedere direttamente la sua struttura interna perché il plasma solare non è trasparente alla luce. Penso che si sente indietro. Secondo la teoria, sotto si sente dietro perché se no smetto. Una zona convettiva dove la materia solare è in continuo movimento come in una pentola in ebollizione, no, e più in profondità si sente, una zona radiativa dove tutto è bloccato dall'enorme pressione e l'energia è trasportata solo dalla luce. Le reazioni nucleari che alimentano il Sole sono concentrate nel nucleo, una piccola regione centrale che occupa meno dell'1% del volume totale, ma la cui densità è 150 volte maggiore di quella dell'acqua. Ogni secondo, 600 milioni di tonnellate di idrogeno sono convertite in elio 4 con la produzione di energia e di neutrini. L'energia è prodotta prevalentemente da una serie di reazioni di fusione nucleare chiamate ciclo protone-protone, perché quattro protoni si trasformano in un nucleo di elio 4. Fra queste reazioni, quelle associate all'emissione di neutrini sono cruciali per capire il funzionamento interno del Sole. Molte reazioni nucleari producono neutrini, ed è proprio grazie ai neutrini che la struttura interna del Sole può essere studiata sperimentalmente, verificando se davvero la nostra stella funziona come ipotizzato. I neutrini sono particelle davvero uniche. Ne esistono tre tipi diversi, tutti leggerissimi e capaci di attraversare immensi spessori di materiale senza rallentare. Possono quindi uscire dal Sole senza difficoltà. In 8 minuti i neutrini solari compiono il viaggio verso la Terra alla velocità della luce, trasformandosi continuamente. Questo fenomeno, detto oscillazioni di neutrino, è di fondamentale importanza per la fisica delle particelle e la sua esistenza è la prova che il neutrino ha davvero una massa, anche se piccolissima, almeno 1 miliardo di volte inferiore a quella di un atomo. Per osservare i neutrini bisogna andare sottoterra per proteggere i rivelatori dal flusso continuo di raggi cosmici che provengono dallo spazio. Ai laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è installato il più sensibile rivelatore di neutrini solari del mondo, Burexino. Burexino è realizzato con una grande sfera d'acciaio su cui sono montati 2200 tubi fotomoltiplicatori, sensibilissimi occhi per la luce, che raccolgono i fotoni emessi dai rari urti dei neutrini con il liquido presente dentro la sfera.
Questo liquido, detto scintillatore, è una comune benzina, ma deve essere almeno 1.000 milioni di volte meno radioattivo di un bicchiere di ottima acqua minerale. Per circa 15 anni i ricercatori e gli ingegneri di Vorexino hanno sviluppato le innovative tecniche di purificazione e di misura necessarie a raggiungere l'obiettivo. Oggi il cuore di Vorexino è probabilmente il luogo meno radioattivo dell'intero universo ed è l'unico strumento capace di osservare in tempo reale i neutrini solari di bassa energia. Vorexino è stato realizzato da una collaborazione internazionale di 100 fisici provenienti da 7 paesi e per l'Italia dalle università italiane di Genova, Milano e Perugia e dai ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ogni giorno circa 50 delle 1500 migliaia di miliardi di neutrini che attraversano Vorexino urtano un elettrone dello scintillatore, causando l'emissione di un breve e tenue lampo di luce. Lo scintillatore e i tubi fotomoltiplicatori, controllati da 35 computer, consentono di guardare attraverso i neutrini il cuore del Sole. Vorexino è al lavoro dal 2007 e ha già ottenuto importanti conferme sulle proprietà del Sole e dei neutrini. Nel prossimo futuro ci dirà se la conoscenza della nostra stella può dirsi davvero completa o se, come spesso è accaduto in passato, questa ci sorprenderà, suggerendoci nuove idee. Bene, questo era per quello che riguarda i neutrini che vengono dal Sole. Mi spiace che c'è questo problema. L'altra sorgente, come vi dicevo, è quella artificiale, cioè usiamo e studiamo i neutrini che vengono prodotti al CERN di Ginevra e indirizzati in direzione del Gran Sasso, dove emergono proprio all'altezza del nostro laboratorio. Come mai è possibile? Come vengono trasportati questi neutrini? Non all'interno di un tubo o di qualcosa, ma grazie al fatto proprio che i neutrini interagiscono pochissimo con la materia, quindi vengono semplicemente indirizzati nella direzione giusta e poi passano sotto la crosta terrestre e finalmente raggiungono i nostri laboratori. Qual è lo scopo questo? Lo scopo è sempre quello di studiare le caratteristiche di questo fenomeno della oscillazione dei neutrini, che ha stabilito finalmente che il neutrino ha una piccolissima massa, in maniera controllata, perché voi capite che il Sole, noi non possiamo far nulla per migliorare, aumentare il flusso dei neutrini dal Sole oppure quello dei neutrini che vengono prodotti nei raggi cosmici. Invece se noi li produciamo, li possiamo produrre, diciamo, entro certi termini, in quantità e modi così come noi vogliamo. Allora, la caratteristica dei neutrini che vengono prodotti al CERN di Ginevra è quella di essere tutti di una stessa famiglia. Che cosa ci aspettiamo di vedere? Ci aspettiamo di vedere che nel percorso tra Ginevra, 730 km tra Ginevra e l'Abruzzo, il Gran Sasso, qualcuno di questi neutrini si sia trasformato nell'altra famiglia. E sapendo che sono partiti tutti nello stesso modo, quello che vogliamo fare è fotografare o registrare la trasformazione di questi neutrini. Per fare questo è stato costruito questo grande rivelatore opera, che sostanzialmente accomuna due grandi caratteristiche: quello di essere un apparato di grande massa, sono circa 1500 tonnellate di materiale, ma al suo interno e il peso è dato soprattutto dal fatto che c'è molto piombo al suo interno, ma l'altra caratteristica è che usa praticamente delle lastre fotografiche molto particolari, ma sostanzialmente il concetto è quello delle lastre fotografiche, come diciamo adesso, analogiche. Adesso tutte le macchine fotografiche sono digitali, ma insomma, però le lastre fotografiche ancora voi sapete cosa sono. Ebbene, in queste lastre fotografiche il percorso delle particelle cariche è registrato con una precisione a livello del micron. Questo perché? Perché vogliamo fare in modo che il neutrino trasformato, che è un neutrino di tipo tau, cosa fa? Produce questo leptone, il tau, che ha una vita media, la sua vita media è brevissima, per cui percorre solamente circa un millimetro nell'apparato.
e poi decade in una maniera molto caratteristica del fatto che è un leptone tau. Quindi io quello che voglio vedere è fotografare il momento del decadimento di questo leptone tau. Se lo so riconoscere, allora ho fatto bingo, perché vuol dire che ho capito che qualcuno dei neutrini che è partito dal CERN, tutto diciamo di una certa famiglia, arrivando al Gran Sasso si è trasformato. Quindi questo apparato, appunto, noi, siccome è fatto di tutte queste enorme quantità di queste lastre fotografiche molto particolari, lo chiamiamo di fatti una gigantesca macchina fotografica. E proprio nel 2010, l'anno scorso, c'è stato il primo evento, abbiamo registrato al Gran Sasso il primo evento di neutrino trasformato. Anche qui ho un piccolo filmato. Da Ginevra al Gran Sasso, percorrendo quasi alla velocità della luce 730 km attraverso la roccia della crosta terrestre. È questo l'incredibile viaggio dei neutrini dell'esperimento CNGS. Prodotti artificialmente nel più grande laboratorio di fisica al mondo, il CERN di Ginevra, i neutrini percorrono l'intero tragitto in soli 2,5 millisecondi, per essere fotografati al loro arrivo ai laboratori nazionali del Gran Sasso dall'esperimento Opera. Opera è un rivelatore costituito da 150.000 mattoncini che pesano più di 8 kg l'uno e hanno una struttura a strati dove lastre di piombo sono alternate a emulsioni fotografiche. In natura esistono tre tipi di neutrini: elettronico, muonico e deltao, associati rispettivamente all'emissione di un elettrone, di un muone e di una particella tau nei decadimenti deboli. Basandosi su dati sperimentali, i fisici hanno concluso che i neutrini possono oscillare, cioè trasformarsi da un tipo a un altro. Ma non abbiamo mai avuto un'evidenza diretta di questo fenomeno, chiamato appunto oscillazione del neutrino. I neutrini prodotti al CERN sono tutti di tipo muonico, ma il percorso tra Ginevra e il Gran Sasso è abbastanza lungo perché alcuni di essi si trasformino in neutrino tau. Quello che i ricercatori di Opera sperano di vedere impresso nelle emulsioni fotografiche sono le tracce create dall'interazione dei neutrini tau, la prova diretta dell'oscillazione. Grazie allo studio di questo fenomeno potremo comprendere meglio la natura del neutrino e gettare luce su alcuni dei grandi interrogativi ancora aperti della fisica fondamentale, come per esempio l'origine della simmetria tra materia e antimateria. Bene, e questo per quello che riguarda, adesso vado rapidamente, c'è un altro esperimento che appena anche questo è entrato in funzione l'anno scorso al Gran Sasso, è un altro grosso esperimento che dovrebbe vedere anche misurare i neutrini dal CERN di Ginevra, che è Icarus, fatto da 600 tonnellate di argon liquido, e questo è un rivelatore molto particolare, estremamente innovativo, estremamente promettente per il futuro, che è stato ideato dal nostro premio Nobel Carlo Rubbia. Come vi dicevo, un'altra sorgente di neutrini è quella quando muore una stella. Allora, al Gran Sasso abbiamo quest'altro esperimento che costituisce una specie di osservatorio permanente in attesa che nella nostra galassia di assistere alla fine di una stella e al flusso enorme di neutrini associato a questo evento catastrofico. L'altra grande linea di ricerca che abbiamo al Gran Sasso, sono due o tre le linee principali di ricerca, riguarda un altro aspetto estremamente affascinante di cui sicuramente avrete già sentito parlare, è il fatto che dopo anni e anni di studi ci siamo accorti in realtà che del nostro universo abbiamo capito sì che la materia dell'universo è la stessa di quella che costituisce noi, siamo fatti tutti degli stessi atomi, degli stessi protoni e degli stessi neutroni, ma ahimè questa materia costituisce solo una piccolissima parte dell'universo. Questa materia, così come noi la conosciamo, costituisce solo circa il 5% dell'universo. L'altro 23-25% è fatto da un tipo di materia che non sappiamo
di che natura sia e che chiamiamo materia oscura, e il rimanente 73% dell'universo è fatto da una cosa ancora più misteriosa che chiamiamo l'energia oscura, legata al fatto che vediamo che in qualche maniera l'universo accelera sempre di più la sua espansione. Ebbene, al Gran Sasso voi pensate che questa materia, che è più numerosa della materia così come noi di cui noi siamo fatti, pervade tutta la nostra galassia, l'universo, pervade, ci sta pervadendo anche qui dentro, diciamo. Allora, quello che noi cerchiamo di fare al laboratorio del Gran Sasso è catturare queste particelle di materia oscura attraverso una loro possibile interazione, il fatto che possano lasciare delle tracce nei nostri apparati sperimentali, che sono fatti invece di materia ordinaria. E la domanda potrebbe essere: come si fa a sapere che esiste questa materia oscura, visto che non emette e non assorbe radiazioni e quindi non si vede? Lo vediamo dai suoi effetti gravitazionali, cioè sostanzialmente i corpi all'interno di una galassia ruotano molto più velocemente di quello che ci si aspetterebbe sapendo qual è solo la materia visibile. Allora, le prove che esiste ci sono, però non sappiamo di che cosa è fatto. Ci sono delle ipotesi, le ipotesi che siano fatte da particelle supersimmetriche. La supersimmetria è una teoria che va al di là diciamo, del modello standard delle particelle elementari, e particelle supersimmetriche le cercano anche negli esperimenti dell'acceleratore LHC al CERN, quindi in qualche maniera le cose sono complementari. Lì cercano di dimostrare che queste particelle supersimmetriche esistono, vengono prodotte nelle interazioni all'acceleratore. Noi invece cerchiamo di catturare quelle che sono nell'universo e di farle interagire con i nostri rivelatori. Ovviamente è una ricerca estremamente difficile, non sapendo qual è la natura di questa materia oscura, anche capire quali tracce possa lasciare nei nostri apparati è molto complicato. Ecco perché al Gran Sasso abbiamo più di un esperimento con tecniche diverse che cercano di catturare questa materia oscura. In particolare questo Dama Libra già vede una modulazione annuale, cioè un aumentare o un diminuire nel corso dell'anno di un segnale dei suoi rivelatori, che potrebbe effettivamente essere dovuto alla materia oscura. Ovviamente la cosa è molto combattuta bisogna andare veramente coi piedi di piombo prima di gridare vittoria e dire che siamo riusciti a rivelare la materia oscura, quindi ci aspettiamo che questo risultato possibilmente venga confermato anche da altri apparati sperimentali. Però certo, sicuramente chi vince raggiunge primo il traguardo della rivelazione, di capire di che cosa è fatto la materia oscura, sicuramente il biglietto per Stoccolma penso che è meglio che se lo cominci a preparare. Quindi ripeto, oltre a questo esperimento ce ne abbiamo un altro, Warp, un altro ancora, Xenon. Quindi diciamo, adesso la smetto perché sennò mi dilungo troppo. Quindi diciamo, la caccia alla materia oscura si fa al laboratorio del Gran Sasso. Perché? Proprio perché, essendo un evento estremamente debole, un estremamente raro, è bene essere protetti ancora una volta dai raggi cosmici. Un'altra invece informazione che volevo dare sul laboratorio è, come dicevo, l'interesse nostro a trasmettere l'interesse verso gli studi scientifici, la ricerca scientifica. Ecco perché dedichiamo buona parte anche del nostro tempo in quella che chiamiamo l'attività di divulgazione, di outreach. Noi abbiamo 8.000, anche 10.000 visitatori l'anno che vengono a visitare il laboratorio. Praticamente tutti i sabati e domenica abbiamo 4 turni, 2 la mattina e il pomeriggio di visite al Gran Sasso. Non so se qualche classe di questi abbia avuto occasione di venirci, ma tipicamente il numero maggiore di visitatori è proprio quello degli studenti. E poi abbiamo anche laboratori didattici, abbiamo una scuola in cui facciamo un concorso sui giovani
migliori giovani abruzzesi e una specie di gemellaggio con l'Università di Princeton negli Stati Uniti, per cui noi mandiamo i nostri ragazzi lì, loro in parte vengono anche da noi, quindi c'è questo, facciamo un open day che si trasforma in una festa popolare nel laboratorio esterno, ovviamente non nel laboratorio sotterraneo, in cui vengono veramente, diciamo, ci sono premi per i ragazzi, alcuni concorsi, varie attività ludiche ma anche a carattere scientifico, quindi effettivamente si trasforma in una specie di festa del laboratorio. E quindi, diciamo, concludo dicendo che i laboratori nazionali di Gran Sasso a 30 anni dalla loro ideazione sono ancora il più grande, il più importante dei laboratori sotterranei del mondo, sotterranei perché vogliamo studiare fenomeni rari che solo riparandoci dai raggi cosmici possiamo studiare. Uno dei campi di interesse maggiore e di studio maggiore è quello che riguarda i neutrini, che da una parte ci consentono di migliorare la conoscenza dei mattoni fondamentali della materia e dei costituenti fondamentali della materia e delle loro interazioni, ma dall'altra ci aiutano a capire anche il funzionamento delle stelle, o per un altro fenomeno di cui ancora oggi non ho parlato, un decadimento rarissimo, ci consente probabilmente di capire proprio perché l'universo è fatto solo di materia e non di antimateria, e poi cerchiamo di dare una risposta a questo mistero effettivamente molto intrigante, quello di capire di che cosa è fatto l'universo, perché noi lo conosciamo solo al 5%. Grazie. Bene, spero di non essere stata troppo lunga. Sì, infatti io la ringrazio professoressa Votano per questa relazione così interessante e anche così efficace, perché credo che abbiamo potuto seguire bene tutte queste cose un po' molto complesse, e questo è molto bello. E vi invito, abbiamo un po' di tempo, quindi a fare delle domande, se ci sono delle domande, delle curiosità. È un rate, cioè quanti neutrini al secondo arrivano, è quello vuol dire. No, non è una frequenza di oscillazione, è un quanti. Sì, lo so. Non ho capito. Perché il flusso è il numero di neutrini che arrivano al secondo, quindi è l'inverso di è una diciamo dimensionalmente all'inverso di un tempo, e quindi è come una frequenza. No, cioè è una questione dimensionale, cioè l'inverso di un secondo, di un tempo, e quindi una frequenza. Sono altre domande? C'è qualche classe che mai è venuta al laboratorio in visita? No. Come no? Perché, diciamo, sentirne parlare, però poi insomma quando uno vede le dimensioni vere degli oggetti capisce che la fisica moderna si fa con degli oggetti molto molto importanti, molto grossi, cioè sono imprese molto complesse, diciamo. Tutti i nostri esperimenti al Gran Sasso, la grandezza tipica, diciamo, la collaborazione che gestisce un esperimento, sono tutte collaborazioni internazionali in cui ognuno porta il suo pezzo. Per esempio in opera vi ho parlato di queste lastre fotografiche, ebbene potete immaginare facilmente diciamo
chi può avere contribuito? I giapponesi che hanno portato queste lastre prodotte dalla Fuji, quindi diciamo ognuno, ogni istituzione estera partecipa alla costruzione, poi alla RAN, alla presa dati degli esperimenti in collaborazioni internazionali. E la dimensione tipica al Gran Sasso sono di un centinaio di persone, 200 persone, ma per esempio gli esperimenti a LHC ormai le collaborazioni sono fatte da migliaia di persone, quindi anche, come si dice, la governance di questi esperimenti ha delle sfide anche sociologiche al suo interno non trascurabili. È un piccolo mondo, è un mondo globale, internazionale, che tutto sommato riesce ad autogovernarsi in pace. Quindi anche forse da questo punto di vista possiamo mandare un segnale positivo. Prego, prego. Beh, l'antimateria viene... Tu sei in questo momento, sai da quanta antimateria sei attraversata? Neanche te l'immagini, perché nei raggi cosmici viene in queste interazioni di particelle. Sì, no, ho capito la domanda. Cioè, l'antimateria o le antiparticelle, diciamo, vengono prodotte nelle interazioni tra i mattoni fondamentali della materia, perché diciamo, l'energia si trasforma parimenti in materia ed antimateria. Quindi questo fu ipotizzato agli inizi del secolo scorso, intorno agli anni 20-30, diciamo. Quindi quella che è la caratteristica del CERN è di avere, ovviamente siccome materia e antimateria quando arrivano a contatto si annichilano, cioè producono energia, allora quello che sono riusciti a fare al CERN è a intrappolare magneticamente per un tempo abbastanza lungo dell'antideuterio, se ricordo bene. Deuterio, quindi diciamo la difficoltà sta nel tenerla abbastanza lontana dalla materia in un certo senso, in maniera che non si annichili. Io faccio questo discorso della materia e dell'antimateria spesso perché mi domandano: ma a che serve tutto quello che voi studiate? Perché è una domanda a cui spesso i nostri visitatori ci sottopongono, perché quando io dico lo scopo della nostra ricerca è studiare i mattoni fondamentali della materia, le interazioni fra di loro, i neutrini, cioè sì, ma a che serve? E un esempio che noi portiamo spesso nel nostro ambiente è proprio questo delle antiparticelle e dell'antimateria. L'antimateria, appunto, e le antiparticelle furono ipotizzate negli anni 20 del secolo scorso dal punto di vista puramente teorico per risolvere le equazioni di Schrödinger, quindi diciamo, per motivi proprio di ricerca di base, di ricerca pura. Ebbene, però, poi io dico sempre, certo non si immaginavano che ai giorni nostri uno strumento di indagine diagnostica, diciamo molto in campo oncologico, che adesso viene molto usata, che è la PET, la P di PET sta per positron, quindi che è l'antiparticella dell'elettrone. E quindi questo lo diciamo proprio per spiegare che le applicazioni della ricerca di base, della ricerca fondamentale, ci sono, è solo questione di tempo, solo che chi studiava l'elettricità oppure chi studiava l'elettricità e il magnetismo alla fine del Settecento, a cavallo con l'Ottocento, certo non immaginava che poi adesso la nostra civiltà senza l'energia elettrica o senza le onde elettromagnetiche, i telefonini eccetera eccetera non potrebbe più vivere. Studiava perché faceva ricerca di base sui fenomeni elettrici e sui fenomeni magnetici, quindi forse anche questo è un concetto che è bene trasmettere, diciamo, e che sembra che anche il mondo politico sembra dire a parole di capire, ma in realtà poi quando si parla di rilanciare la ricerca, spesso si parla di rilanciare solo la ricerca applicativa, come se questa senza una ricerca di base potesse andare avanti molti anni senza una ricerca di base alle spalle che gli dà le idee nuove, innovative, i concetti nuovi, insomma.
Certo. È stata una sorta di decentramento dello sguardo per me, insegnante di filosofia che immaginava la ricerca astratta, avere spesso poco contatto con invece quei macchinari che evocano una capacità di strumentazione e quindi una ricerca già di per sé applicata alla tecnica, alla tecnologia avanzata. Beh, lei mi chiama a nozze, perché è una professoressa di filosofia, quindi la cosa mi piace molto perché io vengo dal liceo classico, la materia che più mi piaceva era filosofia, quindi... Vede, ha sbagliato, perché io invece l'ho presa e mi è andata bene. Invece io, vede, ho preso il treno e me ne sono andata. Guardi, che vuole che le dica? Sicuramente no. Adesso Pasquale forse può intervenire pure lui. Dubito che se lei prende una persona... Innanzitutto c'è una cosa in cui lei mi può capire benissimo. Il concetto che la scienza faccia parte della cultura moderna, ma non così, se ci si pensa esattamente che cosa questo voglia dire, questo è un concetto che ancora secondo me è tutto da inculcare nella nostra cultura italiana, cioè la inscindibilità tra il concetto di scienza, di che cosa vuol dire fare scienza e ricerca, e la cultura diciamo in senso più ampio, questo secondo me ancora bisogna un pochino inculcarlo. E sicuramente penso che la consapevolezza che la ricerca non può essere solo ricerca teorica, perché la scienza di per sé si basa sul metodo sperimentale, questo ce l'ha insegnato Galileo Galilei un po' di secoli fa e non adesso, insomma, cioè tutte le scienze, non solo la fisica. Cioè la scienza si chiama scienza perché usa il metodo scientifico. Il metodo scientifico l'ha inventato Galileo Galilei. Su questo diciamo, possiamo discutere un po', ma non più di tanto. Diciamo. Bene, adesso per fare scienza, quindi essendo la scienza basata su un metodo sperimentale, si deve utilizzare degli strumenti. Perché Galileo Galilei è il padre della scienza moderna? Perché ha capito questo e ha usato il primo strumento, nel suo caso che cos'era? Il cannocchiale.
Allora, il nostro cannocchiale, come dicevo, una volta si studiava studiando la luce come emissario che ci veniva dall'universo, adesso studiamo altri messaggeri, altri emissari che ci arrivano dall'universo. Per fare questo dobbiamo avere lo strumento non è più il cannocchiale, ma sono diventati questi, quelli che noi chiamiamo apparati sperimentali, che io chiamo esperimenti, sono queste apparecchiature che lei diceva, queste enormi diciamo, apparecchiature che a loro volta contengono diciamo, una tecnologia avanzata, perché ogni oggetto di questi è un oggetto unico, non è un oggetto prodotto in maniera industriale, deve essere fatto ad hoc per vedere quello. Adesso io ho fatto l'esperimento di opera, l'opera è stata concepita con quei 150 mattoncini, 150.000 mattoncini fatti di piombo e di queste lastre fotografiche. Perché? Perché bisogna dargli massa perché il neutrino possa interagire e poi bisogna avere una precisione micrometrica per diciamo, vedere esattamente che cosa succede a livello del micron. Ma poi tutto questo ha presupposto diciamo, la costruzione di questo, ha presupposto l'uso della robotica, di elettronica avanzata, di computer avanzati, per non parlare poi degli esperimenti all'HC che sicuramente sono dal punto di vista diciamo, della frontiera tecnologica, perché hanno diciamo, una rete di dati da gestire che è una cosa impressionante. Una delle cose che fra l'altro ricordiamo noi sempre è che il web come diciamo modo di comunicare tra computer è stato inventato al CERN proprio perché i fisici avevano la necessità di scambiarsi velocemente informazioni e dati indipendentemente dai sistemi operativi che ognuno di essi utilizzava sparso per il mondo. Quindi la tecnologia e la tecnologia avanzata è lo strumento che noi utilizziamo per fare ricerca. E ripeto, fare ricerca non vuol dire solo fare ricerca teorica, perché sennò non è scienza, insomma. Va bene? Cioè teoria e fisica sperimentale devono andare di pari passo. Se lei mi chiede se nella nostra società ci sia consapevolezza A, che la scienza fa parte della cultura, B, anche di questo aspetto, ho paura non tanto. Vuoi aggiungere qualcosa? Sono completamente d'accordo, cioè se magari per qualche anno è stata anche colpa nostra, nel senso che ci siamo noi non tanto preoccupati di far capire qual era l'impatto di quello che noi facevamo sulla società, come ha detto giustamente Lucia, pensate al televisore, pensate alle radio, pensate alle fibre scintillanti, al web, pensate alle applicazioni di fisica nel campo medico, la PET, ma pensate all'adroterapia dei tumori, queste cose qui. Per qualche anno noi siamo stati assenti, abbiamo fatto la nostra torre, abbiamo fatto fisica, abbiamo fatto ricerca, però sicuramente c'è un grosso impatto che fino ad oggi non è stato granché enfatizzato. Beh, noi non ci occupiamo di produzione di energia in senso classico di produzione, però è chiaro che diciamo, la ricerca di base che sta, le competenze sulla ricerca di base delle interazioni nucleari, ovviamente noi le conosciamo, insomma, cioè la fisica nucleare è un campo nostro. Naturalmente poi le centrali sono un'applicazione tecnologica, se lei mi chiede come sono fatte le centrali di terza o di quarta generazione io non le so rispondere, insomma sarò particolarmente ignorante io, dico però non diciamo, esulo assolutamente dai nostri compiti istituzionali e anche dai nostri interessi diciamo. Possiamo contribuire per alcuni aspetti di ricerca, ma sempre di ricerca di base, diciamo. Sì, volevo approfittare dell'intercessione del sindaco nei confronti della assessore Zampolini,
per ringraziare ovviamente la professoressa Lucia Votano per questa esemplare lezione attraverso la quale ci ha illustrato concetti di grande rilevanza scientifica e anche intellettuale con parole semplici e accessibili a tutti, ed è questo il segno, oramai dopo tanti anni di esperienza presso il laboratorio posso dirlo, che distingue coloro che sanno veramente da coloro che non sanno, cioè essere semplici e riuscire a trasmettere con semplicità il proprio sapere. Ringrazio anche il professor Pasquale Librano per la sua disponibilità insieme ai suoi collaboratori della sezione di Perugia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Stamani mattina voi avete assistito a un discorso, a un ragionamento su una delle frontiere più avanzate in questo momento della ricerca, e quindi credo sia un'occasione, io spero che si trasformi anche in una larga iscrizione alle facoltà scientifiche. La comunicazione vera è questa, mi ha dato spunto per farla l'intervento della professoressa di filosofia e ciò che le ha risposto la professoressa Votano. Il Comune di Foligno e il Laboratorio di Scienze Sperimentali stanno lavorando con molto impegno e con una certa fatica per realizzare dal 20 al 22 maggio una grande festa di scienza e di filosofia, nella quale scienziati e filosofi, un po' fra i più significativi e i più diciamo al dentro delle ricerche d'Italia, ci illustreranno il loro pensiero. Sarà occasione anche per collaborare, chiederemo alle scuole di darci una mano nelle mille cose che dobbiamo fare, ma volevo comunicarlo stante anche la sollecitazione avuta. A questo punto abbiamo finito, consentiteci un attimo di tempo perché il signor Sindaco, non dimenticando insieme a noi che oggi è anche l'8 di marzo, vuole fare un omaggio gentile alle signore e ringraziarle per la loro presenza.